Grazie molto Presidente, un cordiale saluto alla Presidente Rajavi e agli onorevoli senatori parlamentari che sono qui oggi. Credo sia una riunione estremamente significativa, una riunione significativa perché è marcata dalla presentazione di questo importantissimo documento sottoscritto da un ampio spettro, significativo e ampio, delle forze parlamentari, che dimostra sia l'impegno politico di gran parte delle forze politiche in Italia sul tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ma dimostra anche l'impegno e la caratterizzazione individuale, la motivazione individuale. Mi fa piacere che ci siano degli esponenti autorevoli che vengono da lontano, da oltreoceano, il senatore Torricelli e altre personalità che dimostrano la condivisione di valori con il nostro Paese appunto in questo aspetto centrale della politica estera italiana. Una riunione importante, dicevo, quando ho avuto occasione di incontrare prima a fine giugno e poi in settembre a Ginevra la Presidente Rajavi, mi era parso naturale, anche da privato cittadino, sollecitarne una visita a Roma. Credo che questa visita stia dando dei frutti estremamente rilevanti, perché l'aspetto del coinvolgimento dei parlamenti e delle società civili su un tema come questo è di fondamentale rilevanza. Bisogna fare aprire gli occhi a tutti i paesi, a tutta la cittadinanza del mondo, consapevole del fatto che senza rispetto dei diritti umani non c'è né pace né sicurezza nel mondo. Ecco, tenere sempre più gli occhi aperti e sensibilizzare l'opinione pubblica e l'informazione su questi fatti mostruosi, diciamoci la verità. Quello che è successo a Camp Ashraf è stata una piccola, ma non esistono aggettivi per qualificare questi eccidi, non esistono piccole o grandi Srebrenice, esistono le ripetizioni delle Srebrenice che non si devono avere. Questo era un campo protetto dalle Nazioni Unite, ognuno delle 52 vittime aveva dei documenti identificativi di protezione che li poneva sotto la protezione della comunità internazionale delle Nazioni Unite, non doveva assolutamente accadere. Quello che vediamo come rischio non solo potenziale ma immanente su Camp Liberty è la possibilità di una ripetizione. Non si vuole, le autorità irachene dimostrano di non voler fortificare il campo, mi è stato raccontato ancora recentemente che le barriere di protezione giacciono e abbandonate da mesi in una parte del campo senza essere montate, le Nazioni Unite tentennano nel mandare un distaccamento perlomeno del segretariato, è una facoltà che il segretariato ha e può esercitare nel giro di pochi minuti, di rafforzare la presenza di un AMI con un distaccamento presso Camp Liberty, che di fatto con la sua presenza, la sua gravitas politica, possa impedire e prevenire ulteriori episodi di questo genere. E in realtà continuiamo ad avere una grande informazione mondiale che è ancora troppo distratta. E allora qui nasce il dubbio che ci sia un silenzio voluto. Ecco, c'è la sensazione, il dubbio motivato, che ci sia un silenzio strategico, diciamo così, nell'affrontare il problema dei PMOI. Ora, questo non è assolutamente accettabile, non ci devono essere sconti e compromessi sulla pelle di oppositori politici che hanno sofferto sotto lo Shah, hanno sofferto sotto il nuovo regime e continuano ad essere perseguitati. Noi italiani abbiamo la coscienza di doverli difendere, di doverli sostenere. Credo che la nostra riunione oggi è anche un segnale di un impegno che continuerà inalterato a dimostrazione di quello che è il valore fondamentale della politica estera italiana nel campo dei diritti umani e dell'assistenza umanitaria. Grazie.